Io non metterò più la maglia di Cristiano Ronaldo. Eh certo, perché mi fai incazzare, ma non ti perdono lo stesso! Questa suona tardi, è il classico alunno, devo recuperare 80 materie! Ma tranquilla, mamma, tranquilla, manca una settimana! E devi sperare anche, tra le altre cose, che il secchione della classe prenda un'insufficienza, cioè quello che ha fatto bene durante tutto l'anno, almeno molto meglio di te, si fermi e sbagli per permetterti di accedere a qualcosa che non hai meritato per 9 lunghi mesi. Come fa una non incazzarsi? Ieri su Instagram qualcuno mi aveva detto, perché non mi seguisse adesso Tino Basso Rufus, siamo lì a prendere i commenti che vanno in sede in via delle facciate, come perché hai fatto il video sui 100 gol di Dybala e non sui 100 di Ronaldo? Ma per forza, ma perché uno lo sento come un figlio, l'altro lo sento come un grande, ma non di certo attaccatissimo alla maglia. Detto questo, ragazzi, 3000, 3000, 3000 mi piace, perché sono 1000 per 3 le tre partite rimaste. Inter, Bologna e Atalanta. Dove dovremmo concludere, come avrebbe detto Gigi, fino all'ultimo secondo, provarci fino all'ultimo secondo di questo campionato. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare con le pagelle OneFootball, primo link in descrizione, applicazione completamente gratuita, la migliore per quanto riguarda il mondo del calcio, scaricabile gratuitamente per iOS e Android, che tiene aggiornato a 360 gradi su tutte quelle che sono le novità calciomercato, i risultati dei nostri campionati principali, per gli aggiornamenti, i casi infortunati, squalifiche, Superlega e chi più ne ha più ne metta, perché quest'anno veramente tutto è successo fuorché roba che potesse riguardare il campo. Pagelle, pagelle, sono le ultime. Potrebbe essere l'ultima volta che do il voto a Buffon con la maglia della Juve. Vabbè. 10, 10, 10, unico. Hashtag finale contro l'Atalanta. Ci deve essere lui. Non voglio già che dovrebbe giocare tutte le partite rimaste da qui alla fine, proprio perché Szczęsny in confronto veramente. A 43 anni sarà a fare in Polonia a segare gli alberi, perché non lo so dove potrebbe essere onestamente Szczęsny a quell'età. Detto questo, parate, ma non solo quella su rigore, non solo, anche su quel tiro di Obiang. Poi anche, non vorrei essere sicuramente l'arbitro, perché alla fine vi svelo l'aneddoto, sul gol Buffon non era l'arbitro con Rabiot, io pensavo fosse così, ma in realtà era l'arbitro con l'arbitro perché qualche secondo prima non gli ha fischiato un fallo. L'ho visto nel post partita nella conferenza, carico, elettrizzante, dinamico, cioè con gli stimoli, come ha detto, se non c'è il pubblico e siamo un pochino messi così, gli stimoli in qualche modo li devi inventare, cioè si vede che non abbandonerà il mondo del calcio, si vede, è ancora decisivo, determinante. Zaretti nel post partita gliel'ha detto su DAZN, non è un portiere che smetterà di giocare a calcio. Danilo, anche lui qui in conferenza stampa, tra primo e secondo tempo, bello, attivo, energico, poteva fare meglio, però leader, sulla sua fascia aveva Boga, sofferente, salva un gol sulla linea su Raspadori, nel secondo tempo migliora senz'altro, ha sofferto un po' come tutta la difesa, sul gol subito prova a intervenire in spazio da stava per salvare pure quel gol, con il Milan, da quello che ho saputo, Pirlo non l'avrebbe messo perché avrebbe avuto all'ultima ora un problema muscolare, quindi svelato l'arcano, perché se no Danilo con il Milan non titolare, non me lo spiego. Difensori centrali. Io non lo so. De Ligt e Bonucci. Vabbè, parto così perché comunque è il 12° gol subito di fila che prendiamo. C'è un intero campionato passato a prendere il pallone dal fondo della porta e riportarlo a mezzo al campo. Mentre gli altri stravincono, 7 pere, 0 subiti. Quanti clean sheet avremmo fatto durante l'anno su 38? 6, 5, 4, sì, compleanno, eeeh! De Ligt anticipa sempre gli avversari durante la partita. Pressing alto quando può se li prende anche a metà campo e non li fa girare sulle gambe degli avversari quando sono spalle alla porta. E così mi piace, ma non è stato sempre così. La Juve ha avuto un approccio sempre diverso. Talvolta questa partita sì, ma altre volte mai. Bonucci, io. Boh. Più inutile di un ghiacciolo in Siberia, certo, più inutile di un ghiacciolo in Siberia. Cosa c'è di più inutile di un ghiacciolo? Nulla, c'è Bonucci, perché Bonucci messo in campo con Arthur, io lo so, Pirlo avrà pensato, cazzo, il Sassuolo me la mette sotto il punto di vista del palleggio. E allora io ti sparo, Bonucci e Arthur, che sanno tenere bene la palla, perché è bene avere dei piedi dietro che te la possano impostare. Io non so perché, ma avendo Arthur in campo, che tecnicamente dovrebbe avere delle doti di palleggio, di ordine, avrei messo Demiral, perché era più veloce. Un eroe
Sparare così su Raspadori che ti provoca un rigore, ma da dilettante, non da chi ha fatto 500 presenze con la maglia della Juve o 400, insomma, da quasi capitano, visto che Buffon se ne va, se Chiellini non resta, cioè rimane Bonucci, per dirvi. Quindi 5, assolutamente 5, perché non mi ha dato mai questa sicurezza e... Alessandro, ecco, Alessandro io non prendo più i commenti di quelli che non guardano le partite, perché se Alessandro, per molti di voi, non era degno di prendere sufficienza, io... Ben palo, sta bottiglia dentro al culo. Perché scusate, ma Alessandro tra Ibra e Berardi ha fatto due salvataggi clamorosi. Sì, ha sbagliato dei palloni, magari dati in orizzontale, certo. Comunque, chiusure difensive, diagonali, perché fa anche le diagonali. Su questa azione qua si stacca da Berardi per attaccare. Traoré e Raspadori gli soffia via il pallone. Alessandro molto bene, molto bene. E ricordiamoci sempre, per chi non lo sapesse, quest'uomo qua... C'ha il danzucanto, ce l'ha quasi le stesse presenze di Paolo Dybala, 230-240 nella schiena la Juve, sa cosa vuol dire, diciamo che non sarà il grande speratore fascia fascia, sarà uno un pochino più impacciato, però difensivamente ha salvato col Sassuolo clamoroso sulla linea e con Ibra anche lì, scorsa settimana clamoroso, 6,5 confermato, Arthur, ecco, io Arthur mi metto qui e sto un minuto zitto perché c'ho un minuto di silenzio, per Arthur, in una stagione del genere... Siamo arrivati pure a rimpiangere. Pjanic. Col Sassuolo, dici, vince più bravo a correre, a scaricare la palla velocemente. Riassunto del nostro centrocampo. Bentancur in stagione, alti e bassi, ma sempre bassi e pochi alti. Rabiot ci arriviamo dopo, lui proprio la continuità non sa cosa possa essere neanche all'interno della stessa partita. Arthur, tutti a dico sta roba con perdeva mai il pallone, porca puttana ragazzi, zitti, perché ora è quello che perde più palle aiuti ed è quello che, lo posso dire, mi sta più sul cazzo della squadra. Ma manco Bernardeschi, perché Bernardeschi, dici Cristo Dio, è così. Cioè, ha avuto i suoi problemi, per l'amor del cielo, ma allora non lo metti in campo col Sassuolo, che è la partita più dinamica che deve fare con tutte quelle in Serie A. Cioè, quella dove devi più correre, più essere veloce, un fan a verticale, un fan lancio lungo, Pjanic ti vedeva, da 30 metri ti lanciava. Qui buonanotte, passaggi in verticali zero. Infatti esce Arthur, entra Bentancur e partono le ripartenze più fluide e più precise. Arthur poi anche un filtro, non la palla gli sbatte contro e a momenti segna il Sassuolo. Ma che devo dire? 5 meno ragazzi, 5 meno, io boh. Speriamo si ripime che il prossimo anno dovremmo ripartire da te, eh. Non mi importa Europa League, Champions League, devi rimettere in moto le gambe, se non stai bene, operati. Rabiot, mamma mia Rabiot, Rabiot è comandato dallo psicologo. Dottore, sono guarito. No, no, ho avuto una ricaduta. No, ma sono riguarito. No, ma cazzo, mi sto male. È la sua partita. Allora, provoca il rigore, perché l'errore parte da lui. Un'uscita dal basso, Rabiot la palla tra i piedi, la perde. Provoca, perché alla fine se non era fallo di Bonucci era fallo di Rabiot su Obiang, perché l'ha steso ed era rigore lì. Quindi perde pallone in continuazione. Quando il Sassuolo attacca è sempre lì in mezzo, ma la palla gli passa a sinistra, a destra. Sembra quasi... Ma che è sta roba? E questa cosa è la cosa che mi spaventa. Che con Atalanta questo le prende in faccia! Il Sassuolo è un antipa, è l'aperitivo! Io non lo so, Rabiot in conferenza stampa e post partita ha detto sì, io sono anche stanco. Da una parte gli dico, poveraccio, con questo Arthur è normale che tu le giochi tutte, però... Come possiamo fare? Come possiamo fare? Offensivamente mi fa un gol portando palla 20 metri, me la scarica all'angolino. Di testa mi serve Ronaldo con una giocata, seppur non con i piedi, con la testa, con l'ignoranza, in verticale. Quando vuole sgrompa sulla fascia come un cavallo, è quasi da mettere esterno sarebbe. Tipo, presente la Francia, 4-2-3-1, usi la Matuidi, lo metti a sinistra e ti va da esterno. Oh, Pirlo, pensaci, perché tanto in mediana in difesa fa schifo. Davanti spinge, usano trequartista, ma che te devo dire? Chiesa, beh, molto rapido, onestamente, ha avuto due occasioni. Si intestardisce. Però difende, tanto si abbassa praticamente quando il Sassuolo passa con tutti gli attaccanti alla fine, De Frel, Berardi, fin già al finale, tutti davanti erano, copre la linea di passaggio, lo fa molto bene, sfiora anche un gol, peccato perché gli manca da un po' di tempo. Questa azione qua dove Boga attacca, mi fa piacere vederlo che ha seguito l'azione, non ha lasciato che Danilo marcasse Boga, ma anche lui ha ripiegato dentro l'area, quindi dimostrazione del fatto che se c'è da sudare e sacrificarsi, Chiesa risponde presente, sei più. Ma stavolta!
volta, per la prima volta da quando guardo la Juve, Kulusevski pia il voto più alto di Chiesa. Non è mai successo, mai. 6,5, legittimo, legittimo assolutamente. Non solo per l'assist, ma per il fatto che chi è, che Kulusevski sembrava un giocatore di calcio oggi. Recuperava palloni, recuperava palloni! Poi li perdeva in area di rigore perché vabbè. Però comunque imbucava i contropiedi, lo vedevi abbastanza attivo, in una posizione atipica, quella di esterno sinistro sul piede suo e non sul piede invertito. Ci hai pensato soltanto adesso, Pirlo, a metterlo in questa posizione? La prima volta che metti Kulusevski lì, eh? Se vedi che culo non ti rende a destra, da punta non ti rende, perché non ti ha mai resa a destra, dai, cioè, culo a destra, prende palla, rientra e crossa, fine, non, cioè, poi ti ha fatto qualche gol, basta, basta. E quindi ordinato con la testa, non a sbagliare i retropassaggi, prezioso anziché dannoso. Paolo Dybala, allora, fa il gol, fa una giocata dopo il 3-1 clamorosa dove non entra... E dopo aver ubriacato un difensore e averla messa col sinistro a giro, si muove cercando di ingannare la difesa non troppo esperta, perché i difensori centrali del Sassuolo non è che sono famosi come spigoloni da Di Bonifazi, Neuting, Becao, difesa a 3. Cioè è sempre andato abbastanza a nozze storicamente. Ma quel velo per Kulusevski non si intendono, però si sa che quando ha lo spazio può creare. I contropiedi con Dybala si realizzano con Morata ultimamente, non si realizzava più niente. Morata purtroppo cestinava tutto. E Dybala oggi, tanti palloni presi a centrocampo, tanti falli subiti, così devi giocare. Dimmelo nei commenti se lo puoi titolare, ma dimmi anche nei commenti se può rendere bene dall'inizio con l'Atalanta, perché dovrà fare una grande partita lì. Io penso già quella partita lì, lo so, con l'Inter per me gioca Morata e fa riposare Dybala e lo mette in finale di Coppa. Spero sia così, voglio essere a testa di Pirlo. Però detto questo, meglio senz'altro nei contropiedi di Morata. E poi c'è Ronaldo, quindi Dybala 7 meno, Ronaldo 8. Una partita di Cristo, una partita di Cristo. Passava bene la palla ai compagni, contropiedi che partivano dai suoi piedi, assurdo. Gol, e quel gol quasi alla Real Madrid, finta, doppio passo sul destro col palo. Tutto abbastanza bene, appresso al portiere. Ma perché ci dobbiamo insultare per Ende? Cioè, che poi dici, come fai a insultare uno che ha fatto 30 gol, 29? Come farai a ripartire senza di lui? Non lo so. Però questo Ronaldo mi fa rimpiangere il fatto che potremmo non averlo più. Quello col Milan, quello col Porto, quello con l'Inter, quello con tante altre partite, non mi può far rimpiangere di chi ci sarà, perché vedrai sicuramente un giocatore che andrebbe a mettersi a disposizione della squadra. Non la butterà dentro, ma sarebbe da mettersi più in proprio, più tecnico. E se perdi Ronaldo, di certo il gruzzoletto ce l'hai, perché entra anche Bentancur, gli diamo il 6 più abbondante perché non fa danni. Stava e segnava, era fuori gioco, meno male, perché era davanti alla porta. Figurati se Bentancur riesce a fare un gol. Magari c'è ancora tempo per 3 partite rimaste finali per vedere Bentancur un gol, mi emozionerei. Pirlo gli do anche 7 perché ha studiato una partita dove ha subito abbastanza, però comunque sia, quest'idea, questo 4-4-2 con Chiesa a destra, Kulusevski a sinistra, è un'idea che alla fine sul campo materialmente ha portato la vittoria. E quindi con Allegri alla fine eravamo sempre noi risultatisti. Vinciamo, sti cazzi se abbiamo subito, grazie Buffon, però alla fine abbiamo vinto. E così, vincendo, si portano a casa le partite. Certo, e ormai mi rendo conto che Pirlo non può più trasformare Rabiot in un mediano, però deve capire che Rabiot non può rendere con questo centrocampo. Insomma, anche se lo venderei onestamente Rabiot, io ora come ora, perché è altalenato. Serve uno che riempia un ruolo suo, basta. Basta. Con l'Inter c'ho molta paura che arrivi il pareggio e che poi ci si concentrerà sull'Atalanta. Non credo che la Juve riesca a fare sto filotto di vittoria, non l'ha mai fatto. Come posso sperare che una persona faccia bene quando non l'ha mai fatto? Sesto posto, fa un po', perché comunque la Lazio è lì, eh. Se tu perdi o pareggi con l'Inter, la Lazio se vince tutte e tre, e devi vincere tutte, perché se cioè, va a 70 e noi siamo a 72... Cioè, devi almeno fare 4 punti su 7. Ne fai 3 e la Lazio le vince tutte, sei sesto. Preliminare Europa League, non so nemmeno cosa vuol dire arrivare sesto questo momento. Ci voglio manco pensare. Ma raga, ce la facciamo? Sì, ricordo del passato. Higuain, Simeone! Bene, ma questo è un po' troppo in effetti. Vedremo. Giochiamo prima noi del Napoli. Facciamo il nostro e poi si vedrà. Magari farlo. Bella.